Benvenuti al nostro appuntamento con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi parliamo del Consorzio di Bonifica, il ruolo del Consorzio di Bonifica per la tutela dell'ambiente in modo particolare, ma anche più in generale di tutte le attività che il Consorzio di Bonifica è solito organizzare. Ne parliamo in studio con il presidente del Consorzio Serena Stefani e con l'ingegnere Serena Ciofini, che è caposettore difesa idrogeologica. Presidente Stefani, sappiamo che il Consorzio di Bonifica, anche e soprattutto in passato, è stato al centro di numerose polemiche. Sono polemiche a suo parere superate in questo momento? Bella domanda. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti. Superate. Quando arriva a casa il ruolo di contribuenza, spesso i cittadini si chiedono perché siano tenuti in Toscana a pagare questa tassa. E quindi è nostro compito cercare di spiegare qual è il ruolo che questo ente svolge nel territorio. I consorzi di bonifica in Toscana sono sei, il nostro è uno dei sei consorzi che sono stati istituiti dalla legge 79, una legge importante, rivoluzionaria in Toscana, di cui proprio adesso ora parliamo e la teniamo, la proponiamo, la offriamo come modello anche a livello nazionale. Perché, Presidente, non bisogna negare che ci sono state delle polemiche, siete stati accusati anche in passato di prendere dei contributi dai cittadini immotivati. Allora, a questo punto, a cosa serve intanto? Cerco di rispondere. A cosa serve il ruolo di contribuenza, quindi i soldi che i cittadini sono tenuti a pagare ogni anno? Servono per fare attività di manutenzione ordinaria al reticolo di gestione, cioè tanti corsi d'acqua. A noi la Regione Toscana ne ha affidati oltre 6.000 km, quindi un reticolo importante, che appunto la Regione Toscana ci ha affidato e ci ha detto di manutenere. Si parla di manutenzione ordinaria. Quindi sfalcio dell'erba, taglio delle alberature, riprofilature e sistemazione delle opere. Questo è il lavoro che noi facciamo su programmazione, quindi pianificando questo lavoro, prima di tutto insieme ai territori, insieme ai comuni, insieme ai genitori civili e alla regione. E questo grande lavoro di tenuta, di manutenzione del territorio viene appunto pagato dai cittadini. Qualcuno diceva che c'è un po' una sorta di sovrapposizione delle competenze dei vari enti. Lei condivide questa critica? Allora, sul reticolo di gestione ci sono tanti enti che hanno diverse competenze e ultimamente devo dire che a volte cogliamo questa confusione nel cittadino che crede che sia il consorzio responsabile di tante cose. In realtà la legge è molto chiara. La legge affida ai consorzi di bonifica la manutenzione ordinaria del reticolo. Tutto quello che è manutenzione straordinaria e nuove opere, la competenza è regionale. Tant'è che quando il consorzio di bonifica è soggetto attuatore, cioè l'ente che poi opera e realizza queste opere, il finanziamento non viene dai cittadini ma viene per vie diverse, quindi dalla regione o dal ministero o da altri fondi. Presidente, Franco da San Giovanni Valdarno, come si fa a essere cancellati dal pagamento della tassa? È impossibile? Purtroppo immagino. È impossibile, perché c'è una legge regionale che dice che il territorio regionale tutto è territorio di bonifica e quindi chiunque è proprietario di un immobile o di un terreno è tenuto, essendo appunto consorziato non in maniera volontaria ma per legge, a compartecipare alla spesa per il mantenimento in efficienza del reticolo. Ci sono delle persone che sono comunque, direi, esentate dal pagare la retta del consorzio? No. No. Assolutamente no. Chi non ha una proprietà non paga. Non paga, esattamente. Questo anche per chiarire eventuali dubbi che possono sorgere. Ci sono anche delle particolari, direi, condizioni, soprattutto in base all'appartenenza, alla proprietà del terreno. Intendo dire, se il terreno è affittato, per esempio, non cambia nulla, è sempre lo stesso proprietario che deve comunque pagare la tassa al consorzio. Sì, proprio in questo periodo si stava parlando anche se il concessionario era tenuto a pagare e probabilmente ci sarà la possibilità anche per all'interno del contratto, nel momento in cui uno affitta un terreno, di definire in maniera precisa se il ruolo di bonifica verrà pagato dal proprietario o dal concessionario.
Ingegnere, i lavori che sono in questo momento in corso di svolgimento, quelli che avete completato nell'anno appena concluso e i prossimi, all'incirca quali sono? È possibile dare loro anche un'entità in termini numerici come investimento e anche come ampiezza territoriale? Sì. Questo è un momento sicuramente di passaggio perché stiamo chiudendo i cantieri del 2023 abbiamo fatto la nostra proposta di piano di manutenzione 2024 appunto per l'anno in corso. Questa proposta è stata approvata dall'Assemblea Consortile nel mese di novembre, a fine novembre. E attualmente è in corso l'istruttoria da parte della Regione Toscana, che poi lo approverà con un apposito atto di giunta. Quindi in questo momento stiamo più che altro progettando, anche perché le condizioni meteo non consentono l'esecuzione di grandi interventi di manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria si focalizzerà come tutti gli anni più che altro nel periodo estivo, quindi ormai i consorziati hanno imparato, ci vedono arrivare con i cartelli dei lavori dal mese di luglio in avanti. Gli interventi che abbiamo previsto sono appunto tutta una serie di manutenzioni dell'alveo e quindi sono sia dei tagli di vegetazione che delle riprofilature. E anche molti interventi su opere idrauliche. Sostanzialmente andremo ad intervenire su una quarantina di opere idrauliche, certo. Principali diciamo. Ecco ingegnere, mi scusi la domanda, com'è possibile, chi stabilisce la priorità degli interventi? Noi facciamo una proposta, intendo il consorzio dire, perché elabora agite una su quel determinato base... territorio anziché su un altro? No, allora si agisce su tutto il territorio, certo. Cioè, tutto il reticolo di gestione. Su quel corso d'acqua anziché l'altro? È ogni anno preso in esame e viene svolta una vigilanza con degli interventi che vengono eseguiti anche su necessità, al bisogno, insomma laddove se ne ravvisi anche nel corso dell'anno una necessità su tutto il territorio. Ci sono delle frequenze di intervento però regolate dalle linee guida regionali e quindi abbiamo queste norme che la Regione appunto ci dà che consentono di distinguere anche gli interventi da prevedere in base alla tipologia del corso d'acqua e in base anche all'ubicazione. Se il corso d'acqua è di altura, diciamo, è montano oppure insomma ricade in un bacino idrografico più diciamo, caratterizzato da alte pendenze, allora sono gli interventi da farsi sono quelli per il contenimento dell'erosione, sono dei tagli selettivi, sono tutta una serie di tipologie che hanno anche la loro frequenza. Ecco, è così in pianura di conseguenza. Presidente Roberto da Arezzo, la domanda sembra essere piuttosto apparentemente scontata, però in realtà secondo me ha un fondamento. Chi sostiene la spesa delle opere di bonifica? Allora, le opere di bonifica che sono all'interno del reticolo di gestione, il mantenimento della loro efficienza, quindi la manutenzione ordinaria, è sostenuto dai cittadini, così come del resto del reticolo. Se invece si tratta di opere straordinarie o nuove opere che servono a rallentare la forza dell'acqua, quindi a migliorare la sicurezza idraulica dei territori, sono finanziati o dalla Regione o da altri canali di finanziamento. E anzi questo mi apre a una riflessione che insomma da tempo, da quando sono entrata a far parte del consorzio. Quanti anni sono ormai? Siamo quasi a fine mandato, quindi sono 4 anni, è già passato un po' di tempo e che porto avanti ed è quella di stimolare la Regione ma anche il Governo per fare un fondo mirato alla messa in sicurezza dei territori montani, perché in montagna abbiamo visto anche con le ultime calamità naturali quanto è importante riuscire a ricostruire, quindi andare a rimettere in efficienza tante opere che ormai sono completamente abbandonate, molto spesso non ci sono neanche più, e che invece sono strategiche per poter mantenere
e trattenere l'acqua, quindi la forza dell'acqua quando anche piove con violenza, e quindi rendere più sicuro anche i territori a valle. Presidente Giovanna, da San Giovanni Valdarno, i servizi forniti dal consorzio sono diversi da quelli di fognatura e depurazione? Mi sembra che la evidente, sì, questo è abbastanza evidente. Due sono le mission del consorzio, però. Da una parte la difesa del suolo, e quindi l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, insomma, la manutenzione ordinaria e la tenuta in efficienza del reticolo e attraverso l'emissione del ruolo di contribuenza. L'altra mission di cui non abbiamo ancora parlato è invece quella dell'irrigazione, quindi di fornire l'acqua alle imprese agricole del nostro territorio. E poi avremo la possibilità di parlarne anche nella seconda parte. L'ingegner Ciofini ci ha messo in evidenza quali sono i principali interventi a grandi linee che saranno compiuti, che saranno eseguiti. Ingegnere, tenendo conto anche e soprattutto dei mutamenti climatici che stanno caratterizzando l'epoca nella quale viviamo e che comportano anche, diversificano in fondo i vostri interventi rispetto al passato. Certamente, il ruolo della manutenzione ordinaria è fondamentale per contrastare, diciamo, gli effetti negativi sul territorio di questi cambiamenti. Non è certamente l'unica cosa da eseguire, no? Ci sono anche tutta una serie di interventi strutturali che si rendono necessari nel tempo. Tuttavia, la manutenzione ordinaria si può descrivere come l'insieme di tutte quelle operazioni tese al mantenimento o al ripristino del regolare deflusso negli alvei, compreso anche la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti. Ecco, questo è un presidio molto importante. E il tempo sta stringendo per la prima parte del nostro programma, quindi avremo la possibilità di approfondirlo nella seconda, insieme anche ad altre domande dei nostri telespettatori. Per il momento, qui dallo studio, linea alla regia, e ci rivediamo poi per la seconda parte di Linea Diretta. Bene, di nuovo in studio per la seconda parte di Linea Diretta. Il Consorzio di Bonifica e il ruolo del Consorzio di Bonifica per la tutela dell'ambiente, però il tono confidenziale di questa nostra conversazione, non ingessata, non asettica, ci permette anche di spaziare su una serie di argomenti e di portarli anche all'attenzione dei telespettatori, perché in fondo è giusto anche capire esattamente quali siano le molte attività che vedono impegnato il Consorzio di Bonifica, nel caso specifico il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, che evidentemente non è il solo presidente presente in Toscana. No, come vi ho raccontato poco fa, la legge 79 in Toscana fa questa riforma sulla bonifica e istituisce 6 consorzi, quindi ognuno ha un numero, noi siamo appunto il numero 2 e ci chiamiamo Alto Valdarno. Corrispondono in genere ai corsi d'acqua, i nominativi di Serchio, Ombrone? Più che altro i confini dei consorzi sono definiti in base ai bacini idrografici, non ai confini provinciali, tant'è infatti che il nostro consorzio non ha solo la provincia di Arezzo, ma anche alcuni comuni della provincia di Firenze ed alcuni comuni della provincia di Siena. Le necessità sono le stesse a prescindere dal territorio? Le necessità sono le stesse, la legge è la solita, quindi ci affida a tutti e 6 consorzi, abbiamo l'affidamento di un reticolo e di questi appunto lavori per il mantenimento in efficienza del reticolo. L'ingegnere Ciofini riesce a spiegare argomenti piuttosto complessi, perché sono argomenti di carattere tecnico, con linguaggio molto semplice, e di questo anche la ringraziamo. Avevamo iniziato il ragionamento sulle modifiche o su quello che la vostra attività, come è cambiata la vostra attività in base ai cambiamenti climatici. Ci sono state delle novità? Certamente i fenomeni sono più intensi in generale, e quindi anche i fenomeni di erosione in montagna e i fenomeni anche di deposito di sedimenti in pianura, ad esempio. Quindi c'è sempre questo bilanciamento da riportare in equilibrio. Ecco. Quello è un intervento, diciamo, quello della sistemazione dei sedimenti in eccesso, che rischia di essere anche molto oneroso economicamente, ma è importantissimo, perché ovviamente questi depositi anomali verso valle, quindi nelle aree dove le pendenze anche del territorio sono
irrisorie a volte, come in Val di Chiana, ovviamente limita fortemente la sezione idraulica e quindi non permette più alla portata ordinaria di transitare in sicurezza. Ecco, il nostro scopo non è altro che ripristinare la sezione idraulica originaria. Ingegnere, mi permette, il vostro è un lavoro che non finisce mai? No, deve essere ripetuto ciclicamente, sempre più frequentemente, proprio perché, come dicevamo, i fenomeni sono più intensi, a volte anche improvvisamente un corso d'acqua si può riempire di... Che poi, e non è un paradosso, intendo dire, sovente creano maggiori difficoltà i piccoli corsi d'acqua, sì, piuttosto che i grandi corsi d'acqua, i quali, quelli grandi, evidentemente hanno un letto piuttosto esteso, delle sponde anche piuttosto alte, e quindi quantomeno riescono, per quanto possibile, a rimanere, no, nel letto del fiume. Eh sì, le piogge che si verificano sempre più frequentemente sono intense e sono concentrate in una... Si parlava, per esempio, con alcuni amici, si ricordava l'alluvione del 66 a Poppi, per esempio, Ponte a Poppi fu allagata. I guai maggiori furono causati non tanto dall'Arno, ma dal Roiesine, che evidentemente straripò e quindi inondò anche poi tutto il centro abitato. Certamente. Abbiamo parlato, Presidente, lei lo ha accennato in precedenza, delle questioni riguardanti l'irrigazione e soprattutto il modo con cui il Consorzio di Bonifica è coinvolto. Come è coinvolto? Sì, intanto noi gestiamo 4 distretti irrigui, quindi abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio un invaso molto grande, tra l'altro uno degli invasi più grandi dell'Italia centrale, che è la diga di Monte d'Oglio, che ha una sua rete principale di distribuzione. Non è gestita da noi, è gestita da un altro ente. Il nostro compito è quello, dai cosiddetti bacini di accumulo o vasche di compenso, riuscire a portare e mantenere in efficienza le tubazioni per arrivare poi fino alle condotte nei campi dei nostri agricoltori. E gestiamo 5 distretti irrigui, anzi in realtà adesso ne abbiamo costruito proprio un altro, spero di fare presto l'apertura della campagna irrigua proprio da lì, quindi aprendo proprio queste bocchette, che è a Castiglion Fiorentino, un distretto non grandissimo ma sicuramente molto atteso dalle aziende del territorio. Ecco, c'è qualcuno al telefono, immagino, Presidente, sento dalla regia. Pronto? Sì, buongiorno. Signora, buongiorno, da dove telefona? Sì. Chiamo da Castel Fugognano. Prego, signora. Niente, io volevo sentire queste belle signore che io tutti gli anni pago l'alto Valdarno più di 120 euro. Io abito in campagna, ma a me non mi fanno nessun servizio questi. Perché devo pagare? Grazie signora, grazie della domanda. Crediamo che la domanda della signora sia comune anche ad altri utenti, ad altre persone. La Presidente Serena Stefani è qui per dare una risposta. Castel Fugognano, siamo nel bacino idrografico del Casentino. Ogni anno in Casentino viene pianificata, così come nel resto delle altre UIO, quindi unità idrografiche omogenee, dei lavori di manutenzione ordinaria che vengono fatti nei corsi d'acqua, quindi sia nell'Arno, che è l'asta principale, sia nei torrenti più piccoli, quelli minori di cui si parlava poco prima. E in base alla legge 79 e al piano di classifica che ci permette di dividere i costi di questo lavoro che viene fatto ogni anno tra tutti i consorziati, la signora appunto è tenuta a pagare. Il calcolo è anche abbastanza complicato e tiene conto appunto delle rendite catastali, quindi delle proprietà che la signora ha. Quindi la componente variabile è la proprietà che un cittadino ha e l'altra è quanta attività viene fatta nella propria UIO, nella propria zona, nella propria area. E devo dire che negli ultimi anni questa attività del consorzio è cresciuta, si è intensificata, si fanno più lavori. Perché? Perché ci sono più necessità, più bisogni dei territori. E noi lo vediamo sia direttamente attraverso i nostri tecnici che vanno nei territori costantemente a fare la vigilanza e i sopralluoghi, ma anche attraverso le richieste che ci arrivano tramite segnalazione o direttamente a noi o direttamente nel sito del consorzio o anche attraverso gli enti locali, in primis i comuni, con i quali noi pianifichiamo il piano dell'attività. Cioè noi nel momento di pianificazione, cioè di redazione del piano, incontriamo tutti i sindaci, tutti e 54 i sindaci del nostro comprensorio, e insieme definiamo appunto le necessità di quella zona.
poi lo mandiamo alla revisione dei geni civili, che molto spesso lo integrano proprio anche alla luce di questi fenomeni atmosferici che, ahimè, vedono coinvolti anche i nostri territori e poi approvati dalla regione. Presidente, non la voglio ritenere la responsabile di tutto, perché altrimenti si finisce per colpevolizzare ingiustamente chi è responsabile e non lo è. Ci sono alcuni agricoltori che lamentano ritardi nella erogazione dell'acqua in Valdichiana. Lei come risponde, come replica loro? Che cosa devono aspettarsi? Sarà possibile entro breve tempo risolvere anche questo problema? Lei ovviamente risponde come presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, poi evidentemente avremo la possibilità anche in futuro di ascoltare altri interlocutori istituzionali. Prego. Immagino che parli non dei distretti esistenti e quindi dell'apertura delle bocchette delle esistenti, ovviamente, ma la creazione dei nuovi distretti. Io posso dire solo che dopo 40 anni che in Toscana non si riusciva più a progettare perché non c'era modo, per normativa non ti entro nel dettaglio, siamo riusciti a interloquire con la Regione Toscana, a fare un fondo regionale per la progettazione dei consorzi, e questo consorzio ha progettato il distretto 23, zona di Fogliano della Chiana, riuscendo ad avere un progetto esecutivo di un primo stralcio molto importante. Abbiamo avuto, grazie a quel progetto esecutivo, un finanziamento ministeriale. Stiamo procedendo col bando di gara proprio adesso e spero in primavera di poter aprire i cantieri e iniziare a mettere giù i tubi, e abbiamo partecipato a un altro bando, sempre ministeriale, per poter essere finanziati per la costruzione dell'intero distretto ulteriori 14 milioni di euro. E il bando regionale è ancora in essere, per cui pensiamo ancora di accedervi per poter costruire e progettare nuove reti. Nel frattempo, grazie all'occasione del PSR regionale, abbiamo progettato e anche autorizzato e realizzato, che dicevo che stiamo proprio concordando per i prossimi mesi, l'inaugurazione del distretto 8 a Castiglion Fiorentino. Quindi credo che dal niente qualcosa abbiamo fatto. La strada ancora è lunga, perché la Val di Chiana è sicuramente una zona interessantissima dal punto di vista agricolo, credo una delle più produttive che abbiamo in Toscana. L'acqua diventa davvero elemento strategico perché le nostre aziende possano pensare di rimanere nel territorio, investire, creare prodotti di filiera di grande importanza nel Made in Italy italiano, e quindi c'è bisogno di costruire ancora e progettare ancora per mantenere questo tessuto produttivo in Val di Chiana attivo e appunto come un'eccellenza nel Made in Italy italiano. Presidente, ha detto tutto praticamente, ci avviamo ormai alla conclusione di questo nostro appuntamento con Linea Diretta. Quanto tempo le manca alla chiusura del mandato? Il mandato è a scadenza, scadiamo. Sono come la mozzarella, ormai è andata, insomma. E ora non volevo arrivare a tanto. Si sta definendo insieme alla regione, insomma, in questi giorni, quando saranno le elezioni, crediamo che saranno nel mese di ottobre. E questo porterà evidentemente anche a un rinnovo dello stesso consiglio? Sì, il rinnovo di tutti gli organi dirigenziali del consorzio, quindi dell'assemblea e poi del presidente e dell'ufficio di presidenza. E noi ringraziamo la presidente del consorzio di bonifica, avvocato Serena Stefani, e l'ingegnere Serena Ciofini, capo settore difesa idrogeologica dello stesso consorzio. Ringraziamo anche i telespettatori che ci hanno cortesemente seguito, abbiamo avuto anche la possibilità di avere una telespettatrice che ha telefonato, molti altri ci hanno contattato, a dimostrazione che questo argomento è davvero di stretta attualità e interessa davvero tutti. Grazie di nuovo della cortese attenzione, Linea Diretta torna ai suoi prossimi appuntamenti. Buon proseguimento con i nostri programmi.